Certamente il dottor Spattini ha fatto comprendere l'importanza di una medicina personalizzata, umanizzata e soprattutto integrata, dove chiaramente la possibilità di poter avere una serie di esami, e poi comunque il dottor Spattini ha fatto proprio un elogio dell'S-Drive dicendo, ecco, se io avessi solo una minima possibilità nei confronti del paziente lascerei S-Drive come esame. Io sono perfettamente d'accordo con lui perché dalla mia esperienza, stasera nella prima parte vi parlerò proprio della mia esperienza in campo sportivo e come ospite avremo un calciatore professionista che possiamo presentare ed è Mario Mercadante, un giocatore 26enne del Monopoli Calcio. Il Monopoli Calcio milita in Lega Pro. Siamo al secondo posto, la Lega Pro del Girone Sud, al primo posto il Bari. Noi siamo in provincia di Bari, ci onoriamo per il momento, dopo 20 partite, di essere al secondo posto. Domenica riparte il campionato, abbiamo una trasferta difficile ad Avellino, un'altra città storica per il calcio. Diciamo, Mario Mercadante rappresenta proprio il modello empirico, che è uno strumento di questo genere. Ci permette di trasformare in una versione poi di applicazione pratica appunto nello sportivo, quindi in un soggetto che potenzialmente ha un benessere di base. Ecco, se parlerà poi Mario, ci dirà la sua esperienza diretta. Quindi noi avere a che fare con un atleta, quindi uno sportivo che nella sua vita, diciamo, ha avuto la fortuna di poter sposare questo sogno di diventare calciatore professionista, peraltro nel suo territorio, perché Mario Mercadante è di Altamura, un paese famoso per il pane d'Altamura DOP, no? Altamura è una città del Murgiano di 70.000 abitanti, quindi una città corposa, delle Murge, paese freddo, vorrei dire in Puglia le Murge rappresentano un territorio freddo, ecco. E quindi proprio sposare il modello induttivo e non quello deduttivo. Noi ora siamo pieni di protocolli, andiamo dal generale verso il particolare. Invece l'S-Drive ci permette nelle sue diverse applicazioni, poi io stasera vi porterò anche una serie di esempi, di poter proprio individualizzare e di migliorare la qualità del soggetto a cui si applica attraverso un'integrazione di una serie di informazioni che prima brillantemente il professor Marcus Stanton ha fatto comprendere, come possiamo cercare di appunto avere questa visione sistemica, ma stasera vi farò comprendere che attraverso la lettura del test e l'esperienza nello sport è fondamentale, noi possiamo andare oltre. Perché fondamentalmente, se voi pensate a un modello empirico, no? Considerereste uno sportivo uno sportivo professionista che si allena tutti i giorni, che mangia in una certa maniera, che vive in una certa maniera, qualcuno che abbia bisogno di essere, fra virgolette, compensato, riparato? Noi penseremmo che quel tipo di, diciamo, performance può essere prestata, fra virgolette, senza necessità, no, di intervenire. Invece la mia esperienza diretta, che ormai da 3 anni, grazie, devo ringraziare il dottor Giorgio Terziani, che mi dà la possibilità, offrendomi gratuitamente i report per la nostra squadra di calcio, che peraltro 2 anni fa, in un campionato sospeso a marzo per, sapete, il Covid, era al terzo posto in classifica in Lega Pro. Avanti c'erano la Regina di Reggio Calabria e il Bari, chiaramente di due città certamente più diciamo popolose, soprattutto quindi anche con società più ricche del nostro piccolo Monopoli. L'anno scorso purtroppo siamo stati preda, 2 volte ci ha colpito nella squadra il Covid, ha colpito anche me personalmente in maniera abbastanza grave. Quindi l'anno scorso il risultato è stato quello di una salvezza tranquilla. Quest'anno, diciamo, l'applicazione in ambito sportivo di una proprio medicina integrata. Che significa integrata? Si mette la persona al centro, in questo caso l'atleta,
L'atleta al centro viene seguito da diverse figure, che sono sicuramente il mister, il preparatore atletico, ma per l'atleta è importante avere il medico di società per risolvere i suoi piccoli problemi. È importante avere la biologa nutrizionista per poter avere un'alimentazione che più o meno deve seguire nel corso dell'annata. Avere una biologa nutrizionista, vi ho portato l'esperienza di Mario Mercadante sulle BIA, che praticamente attraverso una misurazione con le BIA di quelli che sono i dati performanti, permette poi eventualmente di modificare altri tipi di intervento. Noi a Monopoli facciamo integrazione funzionale, chiaramente sotto il mio controllo. E bisogna dire che i ragazzi, e Mario Mercadante è un esempio, si applicano notevolmente. Non è facile far entrare nel professionismo l'integrazione. E poi si lavora anche, 2 anni fa l'abbiamo fatto molto, diciamo, efficacemente, quest'anno lo stiamo cercando di fare, si lavora anche sull'aspetto mentale, quando c'è bisogno anche di intervenire. Quest'anno le cose, grazie a Dio, stanno andando abbastanza bene, ma ora, diciamo, prima di presentarvi i report di Mario Mercadante, ecco, vorrei passare la parola a lui per dire anche la sua esperienza personale di professionista, in ambito appunto di una possibilità che viene data, viene offerta, in particolar modo dobbiamo dire anche che Mario Mercadante è uno dei principali fruitori anche di Cell Food, no? Nella squadra, e quindi diciamo l'abbiamo invitato come ospite a sorpresa perché comunque il modello induttivo che fa dell'empirismo la sua base ha bisogno di esperienze pratiche di clinica, come dice Giorgio, e soprattutto anche di rappresentazione. E quindi abbiamo pensato che attraverso appunto le sensazioni che prova un atleta, quest'anno Mario, mi sa, no, correggimi se sbaglio, tu hai fatto su 20 partite di campionato, hai giocato 20 partite da titolare e hai giocato 1800 minuti, cioè praticamente hai giocato tutte le partite. Sì, Giusto? do confermo, sì. Benissimo. Intanto un caro saluto, anche se siamo nella stessa città. Allora, no, Intanto la tua buonasera a esperienza. tutti. Beh, premetto che Mario è un calciatore professionista laureato in scienze motorie, quindi già vi fa comprendere il livello di persona. Intanto buonasera a tutti. Per me è un onore, è un piacere essere qui in questa webinar perché fa piacere ascoltarvi, quindi ascoltare queste grandi menti parlare, per me è un vero onore. Volevo ringraziare il dottor Allegrini per la presentazione, cogliendo l'occasione di dire che per me il dottore, oltre che il mio dottore, è anche il mio caro amico, quindi sono fortunato doppiamente in questo senso. Se io posso portarvi quella che è la mia esperienza, io sono un calciatore professionista, ho la fortuna da anni di lavorare assieme al dottor Bartolo Allegrini, che ci segue molto da vicino come medico della squadra e che ci cura per quanto riguarda l'integrazione, l'alimentazione, diciamo tutti gli aspetti che devono essere accompagnati all'interno del calcio a quello che è l'aspetto tecnico. Quindi io posso portarvi quella che è la mia esperienza personale. Ho avuto anche la fortuna, come diceva il dottore, di conoscere il dottor Terziani e quindi di conoscere, grazie a loro, Cell Food, che è un prodotto in cui sinceramente io credo molto e che credo mi stia dando molti benefici, perché onestamente poi i risultati stanno accompagnando. Poi onestamente io sono una persona molto curiosa, cerco sempre di confrontarmi col dottore, di entrare nello specifico, di capire quelli che sono i prodotti che lui ci propone, perché io penso che alla base della conoscenza debba sempre esserci la curiosità. Ho avuto modo di sviscerare anche quelle che sono le qualità del Cell Food. E se posso permettermi di consigliarvelo perché credo sia un prodotto di grandissima qualità e che può comunque in tantissimi modi aiutarvi a sentirvi meglio e quindi a stare bene. Ovviamente, come diceva il dottore, per noi che facciamo questo lavoro da professionisti è importante seguire ogni singolo aspetto.
Quindi seguire, come diceva, l'aspetto mentale, magari confrontandoci con mental coach, è importante seguire l'alimentazione, è importante seguire, fasi di prevenzione prima dell'allenamento, è importante, seguire un'integrazione, perché ne parlavo proprio qualche giorno fa col dottore. Noi, dobbiamo cercare sempre di mantenere dei livelli di prestazione ottimali, quindi di portare la prestazione al massimo. Ovviamente, questo non è sempre possibile perché ci sono dei momenti in cui il corpo fisiologicamente ha dei cali, e quindi quell'integrazione che il dottore ci aiuta ad assumere, penso ci permetta di poter mantenere quei livelli prestativi alti nel più tempo, e quindi più a lungo possibile. Quindi io, più che darvi quella che è la mia esperienza. Pratica, chiaramente, diciamo, quello che è importante, io vi dico sempre, non è importante quello che spendete, è come recuperate, no? Perché lo sapete che io vi integro soprattutto pensando alla fase di recupero, perché proprio come vedremo poi successivamente nelle slide che vi spiegherò, considerate che siamo di fronte a giovani che quindi hanno un'attivazione simpatico-tonica molto elevata. Quindi sono, vedremo anche dalle BIA, degli ipertrofici del metabolismo. Se noi calcoliamo un metabolismo di base di un atleta, se pensiamo a quello di Mario, ecco, vado avanti, vi faccio vedere, prima poi scorreremo indietro. Se io prendo la BIA di Mario, l'ultima, no? Quella fatta oggi, forse l'abbiamo fatta ieri, quando l'abbiamo fatta? Ieri, dopo ieri. L'altro giorno, sì, l'altro giorno. Ora Mario è 10 giorni che si è fermo per quel piccolo infortunio che hai avuto, no? Quella piccola. Sì. Ora la Lega Pro è ferma fino a domenica, quindi lui ha, questa è la sua BIA, una massa performante di 47,8 kg di muscolo. Cioè praticamente il suo metabolismo basale è di 2.152 calorie, che se va assommato a un consumo calorico che per un atleta che si allena va dalle 8 alle 10 kcal, per ora di allenamento per ogni chilo corporeo. Se considerate che lui ha 80 kg di peso, no? Con il 6,4% di grasso, quegli 80 kg di peso, se diciamo sono in un'ora di allenamento, è un'aggiunta calorica, cioè 7-8 kcal per chilo in 80 kg. Immaginate che questo in un'ora di allenamento, e noi teniamo presente che loro hanno una performance di allenamento anche spesso di 2 ore, quindi arriviamo a metabolismi di consumo energetico intorno alle 3.500-4.000 calorie. Come può un atleta alimentarsi con 3.500-4.000 calorie? È impossibile. Quindi, sfruttando la tendenza simpaticotonica del giovane, dell'atleta, no? Sfruttando la tendenza simpaticotonica e quindi l'effervescenza tiroidea, l'effervescenza glucagonemica, beh, considerate, stiamo parlando di un giovane di 26 anni che ha il 6% di grasso. Immaginate l'adrenalina, il glucagone, l'ormone tiroideo, come sono molto attivi in questo tipo di soggetto. E quindi la spinta simpaticotonica, che chiaramente è caratteristica, considerando che loro peraltro fanno della performance neuroendocrina un grosso utilizzo. Quindi utilizzano molto l'energia del cervello di Punch. Quindi che succede? Questo è il primo bulbo che io ho fatto a Mario. E come vedete in inglese, cioè quello che mettevo al primo sonno, oltre sleep, no? Sonno, quindi recupero durante le ore notturne. Ma quello che io vidi da questo test, che poi mi permise, questo fu fatto nell'agosto del 2020, quando Mario arrivò a Mister Scienza, no? Ti ricordi che stavate Certo. messi male, no? Stavate messi male. Poi quell'anno noi abbiamo fatto terzo posto. Allora, nel caso di Mario, vedete? Allora, abbiamo trovato, vedete, resistenze, fungus, bacterius, virus, cioè c'era un'alterazione del microbiota. Non era il microbiota. Allora, in un atleta non avrete mai sintomi intestinali, ma quella visualizzazione del microbiota, che cosa mi stava indicando?
mi stava indicando intanto uno stato di acidosi, ma mi stava indicando che c'era una somatizzazione, vedete, emotional nel cervello di Pancia. Era una fase difficile, c'era stato il cambiamento di un allenatore, non c'era una integrazione adeguata con questa nuova figura, la squadra soffriva, persone come Mario Mercadante, come altri giocatori che già erano da anni, non si trovavano bene, quindi loro stavano metabolizzando male il loro livello energetico, erano in scompenso anabolico. Il problema è che noi qua parliamo, prima c'è stato il professor Spattini che dell'anabolismo ne fa una sua, un suo must, no? Qua, qual è l'ormone anabolico per eccellenza? Prima Stanton parlava di zinco, litio, selenio, qui c'è lo zinco, vedete, zinco e vitamina E, quindi hormonal, ormoni, ormoni, l'ormone testosterone. Quindi in Mario c'era uno switch, dove peraltro c'era anche una fase di ipodopaminergia, perché vedete la fenilalanina che era carente, no? C'era addirittura la tirosina che invece è importante per l'asse surrenalico, che un atleta, la tirosina, forma tutti i neurotrasmettitori adrenergici e non adrenergici e inoltre aiuta anche la formazione dell'ormone tiroideo, nonché la conversione della melatonina in serotonina. Quindi in più c'era una sofferenza di barriera che viene segnalata lì da un aminoacido, istidina. Quindi che cosa fa un medico che opera in questo campo? No, vedete, muscle support. Aveva bisogno di lavorare su questi aspetti, Mario, adrenal support, sistema immunitario. Attraverso una visualizzazione di queste che sono delle carenze funzionali, si procede a integrare funzionalmente con dei prodotti che chiaramente sono anche collegati alle linee del self-food, e Mario ne è un forte utilizzatore, ma si lavora con un lavoro sinergico non solo sulla valorizzazione, per esempio, delle carenze di aminoacidi. E loro usano molto integratori proteici, ma nell'integrazione si sceglie anche il giusto supporto enzimatico, il giusto supporto di prebiotici, probiotici, un'integrazione specifica anche con aminoacidi funzionali, soprattutto per l'attivazione del fegato. Beh, Mario appartiene a una costituzione sulfurica, il suo ruolo, lui è un terzino sinistro, un braccio sinistro di una difesa a tre, quindi uno che deve evitare il Monopoli. Quest'anno è la migliore difesa nel girone sud, va bene? Nel girone C. Quindi diciamo, Mario è un difensore, quindi deve essere onorato di questa informazione. Però lui, vedete, questo era il suo intestino quando stava sotto stress. Quindi se noi lo analizziamo alla luce di quello che sappiamo, sì, andiamo a vedere batteri, funghi, non è questo. Questo ci sta dicendo questo intestino che quell'atleta, ecco perché è importante la clinica, è importante la medicina personalizzata. Io li conosco come se fossero i miei figli. Mario è arrivato a Monopoli nel settembre, ce lo ricordiamo bene, Mario, del 2015, giusto? Sono passati quasi 7 anni. E stai con noi dall'età di 19 anni, da quando sei arrivato, dalla primavera del Bari, e sei diventato uomo e calciatore, no? Fondamentalmente, vedete che è successo. Questo era anche l'indicatore di interferenza, però loro sono giovani, non è che li possiamo togliere tutte le frequenze elettromagnetiche, già fanno una professione abbastanza sacrificata. E considerate che in Lega Pro non è che sono gli stessi soldi che prendono in Serie A, anche se vi garantisco che atleti come Mario meriterebbero ben altre platee, però purtroppo ci vogliono anche lì gli agganci giusti. Questo è il secondo che abbiamo fatto dopo un certo periodo. Che cosa diceva il test? Comunque il test andava già su una risoluzione del microbiota. Vedete, non c'era più una problematica microbica indicato. Questo era molto importante perché comunque ancora ci segnalava la necessità di lavorare sul sistema cardiovascolare, sulla produzione di energia, sullo stress ossidativo, sul sonno, inteso soprattutto come fase anabolica di recupero. E infatti si è continuato il lavoro.
Questo è un test che state seguito un anno e mezzo fa. Quindi il lavoro si è continuato perché poi fondamentalmente, vedete, per il supporto di tipo circolatorio c'erano certe carenze, fra cui quella importante del potassio, immaginate del coenzima Q10. Ecco perché Mario ha iniziato a usare anche Cell Food in questo periodo, capito? Cioè, in questo periodo io ho visto questo deficit e ho iniziato a lavorare. Vedete, il quadro vitaminico era molto migliorato. Il quadro mineralico metteva in evidenza dei minerali che testimoniavano una sorta di, sofferenza da un lato nel produrre un'adeguata energia, vedete il potassio, ma poi con il molibdeno c'era una, e poi vedremo perché, una ipertrofia dell'attività detossificativa, soprattutto del fegato e del connettivo. Ma lui è un sulfurico. Sulfurico sanguigno usa molto il tessuto connettivo. Quindi, se è in una fase di adeguato compenso catabolico-anabolico, no? Un sulfurico come Mario, praticamente riesce a calibrare bene la sua performance, perché riesce ad attivare bene l'acceleratore. E quindi quando è in performance, è sempre presente, è costante, non ha cali, anche durante gli allenamenti, che questo è importantissimo, perché negli allenamenti di una squadra professionistica si costruisce poi la partita della domenica. Così come, per esempio, vedete quel cromo, indicava la necessità di sistemare meglio il metabolismo degli zuccheri. Per cui, fondamentalmente, anche con un'attivazione un po' infiammatoria sugli acidi grassi, soprattutto sulle forme di acidi grassi omega 3, e con una attività in questa fase di stress ossidativo che era venuta fuori un anno fa, no? Un anno e mezzo fa, e che ci ha portato chiaramente a ricorrere ancora di più all'utilizzo del self-food. Chiaramente, vedete, questo è il quadro di Mario a livello di danno ambientale, e questa era la situazione già cambiata a livello di microbiota, cioè la barriera intestinale si stava integrando, c'era sempre una traccia delle muffe spore, c'era chiaramente la necessità ancora di più di lavorarci su. E siamo andati avanti, e questo è un ulteriore fatto all'incirca qualche mese fa, e considerate che qui ancora di più, se scorriamo, sì, considerando che ancora riportava sistema cardiovascolare, equilibrio microbico intestinale, praticamente la barriera intestinale era abbastanza migliorata, ma segnalava una necessità, vedete, col valore 7 di betaina, soprattutto di selenio, di stidina, ma anche la presenza di metalli tossici, la necessità poi di supportare soprattutto quella che era non solo la componente antiossidante, che vedete anche qui era ancora in qualche maniera alterata, ma di andare a migliorare il lavoro anche sulla detossificazione e sulla barriera intestinale. Chiaramente anche qui questo era il periodo praticamente in cui noi avevamo passato già il Covid, che tu Mario hai avuto, no? Quindi tu ne l'hai avuto a febbraio, marzo dell'anno scorso, ti ricordi? Quindi diciamo, ecco, accanto alle informazioni che ci derivavano dal bulbo, ecco perché io sono d'accordo col dottor Spattini, cioè oggi abbiamo uno strumento utilissimo, ma qual è lo strumento che vi permette di lavorare su una serie di fattori che possono aiutarvi a gestire in questa maniera completa una salute del prossimo? Ce ne sono pochi. È certo che anche serate come questa sono utili per poter rafforzare ancora l'idea di un linguaggio comune, perché chiaramente è importante sapere di che cosa stiamo parlando, ma qua vi faccio vedere come in progressive via, no? Ce ne sono 5, 6. Questa è l'ultima. Mario, nella sua, diciamo, coerenza di persona, capite bene, un professionista serio, umile, fa dell'umiltà, un uomo squadra. Lui l'anno scorso è stato il capitano del Monopoli, nonostante giovane. Quest'anno hanno deciso di premiare con la maglia, con la fascia di capitano,
un nostro anche calciatore un po' più anziano, ma lui è stato per un anno il capitano, un anno difficile, è stato l'anno in cui abbiamo avuto come squadra due volte il Covid. Beh, considerate che questa è l'ultima via di Mario, beh, considera che quel 47,8 di massa metabolica performante è legato al fatto che Mario sta bene intorno ai 49 e siamo in una fase un po' di ipoattività. Il campionato si è fermato il 22 di dicembre con l'ultima giornata, abbiamo vinto a Catania 2-0, però ecco, non giochiamo da un mese. Considerate che durante la pausa invernale stare fermi un mese significa insomma abbassare un po', poi appena si riparte con l'attività metabolica. Però il dato che vi voglio far vedere, e quindi collima con lo stato di miglioramento del benessere epigenetico che viene segnalato dall'S-Drive, è che a livello di BIA Mario, per esempio, ha una ottimalizzazione del rapporto fra l'intracellular water e l'extracellular water. Normalmente in un atleta quel tipo di rapporto, un atleta maschio, quel tipo di rapporto deve essere un rapporto 2 a 1, cioè l'acqua intracellulare deve essere due volte superiore all'acqua extracellulare. Questo dà una, diciamo, un indice per performance intorno più o meno al 33% di rapporto, cioè di acqua extracellulare, che invece in soggetti fortemente infiammati, ma molte volte negli anni passati mi arrivavano calciatori che avevano il rapporto fra acqua extracellulare e acqua totale superiore a 37-38, quindi erano atleti infiammati, atleti in cui c'era molta acqua extracellulare e spesso c'era uno stato di disidratazione. E in questo caso, vedete, Mario Mercadante, la total body water è il 67,2%, quindi ottima. Metabolismo basale è di 9.010 kJ, 2.152 kcal. Quindi lui per performare deve mangiare bene, ma deve soprattutto integrare, perché l'integrazione non è che lo fa diventare migliore tecnicamente, lo fa resistere meglio, lo fa recuperare prima, lo fa ridurre lo stress, diciamo, neuroendocrino attraverso l'asse connettivo, il sistema cosiddetto. Il sistema fra il connettivo e l'ipofisi e l'ipotalamo, l'ipotalamo ipofisario, e il sistema cosiddetto HPA, che è un sistema che quando si attiva nel calciatore, che cosa comporta? Nell'atleta in genere, comporta un eccesso di cortisolo. Ne parlava Spattini, un eccesso di cortisolo che nell'atleta non fa bene, un eccesso di cortisolo che va ad antagonizzare l'ormone anabolico migliore che abbiamo e che giovani come Mario hanno in eccesso, che è il testosterone. Considerate che parliamo di un giovane che ha il 6,4% di massa grassa e ha il 70 kg di massa muscolare. Considerando che di questi 70 kg, 47,8 kg di massa muscolare sono metabolicamente attivati, eccezionale. Quando io ho pazienti, e quindi quasi 65%, 66% è il valore in cui noi cerchiamo di portare gli atleti come massa metabolica performante. Al contrario, spesso mi capita in pazienti che vengono da me, spesso sarcopenici o infiammati, che il valore di massa performante è molto più basso, arriviamo al 55-56%. Quindi significa che soprattutto quelli che hanno anche una maggiore quantità di adipe. Poi l'altro dato interessante di Mario è anche il mantenimento di un adeguato angolo di fase, un angolo di fase che Mario ormai ha imparato a conoscere a memoria e che permette a lui di ottimizzare le sue performance, soprattutto l'angolo di fase di Mario, l'angolo di fase indicato nell'ultimo grafico in basso a destra, no, dove c'è scritto BIA Information, sono sei assi che vengono letti da questa BIA e negli atleti è importante soprattutto mettere gli assi in integrazione, cioè gli assi vengono messi tutti in coerenza. Perché? Ora ve lo farò capire poi che cos'è la coerenza, perché vuol dire che l'energia circola bene dappertutto. Quando invece abbiamo degli atleti, ho la fortuna di avere a che fare con portieri, ecco, nei portieri vedremo, se avremo la fortuna un giorno di farvi, vi farò una relazione proprio sullo sport, vedremo che per esempio la BIA, così come anche certi valori dell'S-Drive, l'angolo di fase sulla parte alta è superiore dell'angolo di fase sulla parte bassa.
In quel caso c'è una disarmonia. Al contrario, ci sono invece molti atleti, giocatori di campo, non portieri, no? Che praticamente hanno valori degli assi di regolazione secondo l'angolo di fase di questa via, che sono bassi per quanto riguarda la parte alta e alti per la parte bassa. È chiaro, anche lì c'è una cattiva distribuzione. E quindi invece Mario racchiude in sé, e questa è una delle tante via buone che ha Mario Mercadante. In verità lui è un atleta perché lo fa, perché lui è centrato, ecco, centrato la coerenza. E ora, quando vi farò vedere altri esempi che stasera vi ho portato di S-Drive, capirete com'è importante la centratura. E quindi io direi chiaramente che l'esperienza clinica che ho fatto con i calciatori, io ricordo anche l'anno scorso ho portato una relazione in uno dei nostri webinar sulla squadra di calcio, dove ho Bartolo, parlato. Sì, dimmi. permettimi di ringraziare Mario. Mario, grazie di cuore della tua esperienza, della tua testimonianza. E sono molto felice di contribuire a dei professionisti come te e soprattutto con la tua, insomma, anche capacità di comprendere cos'è che può fare la differenza. Sei fortunato perché Bartolo è un top, è un numero uno, però diciamo che poi alla fine ci vogliono gli atleti, no? Quanti tuoi colleghi avrai visto che pensano che basti giocare a sapere toccare la palla, invece ci vogliono tutte le componenti. Quindi questo ti fa onore e complimenti. Assolutamente, dottore, sono io che devo ringraziare voi. Ho avuto la fortuna di potervi conoscere, quindi, come dicevo prima, a me piace il confronto, piace confrontarmi col dottore. È capitato anche di farlo con lei, quindi se ho questa possibilità la sfrutto volentieri e cerco di portarla a mio vantaggio, ovviamente, per quello che riguarda le prestazioni. Grazie a voi, è stato Complimenti, grande un piacere. mentalità, grazie di cuore, grazie Mario. La mentalità da professionista, capito Giorgio? È importante questa esperienza perché noi dobbiamo fare clinica. Ci siamo detti di creare la scuola, l'alta formazione, di creare, anche voi siete stati bravissimi a creare il sito dove ora possiamo fare squadra, ma per fare squadra, ecco, ci vogliono elementi come Mario. Ho la fortuna di essere il medico di gente come lui e non a caso l'abbiamo invitato stasera e non a caso è uno dei pochi che ha capito l'importanza del self food, ma non perché gli altri non l'abbiano capito, però il self food è un prodotto molto particolare che deve essere integrato con coscienza e quindi Mario lo fa e ottiene risultati. Non stranamente quest'anno Mario ha fatto su 20 partite, 20 partite da titolare. Quindi considerate che una squadra di calcio è fatta la nostra da 27 calciatori. Quindi c'è comunque rivalità e c'è anche antagonismo. Quindi, voglio dire, quindi i meriti vanno dati e sembra giusto, è stato giusto da parte tua, ecco, consolidare con questo intervento per Mario che stasera si è offerto a noi e che ci ha portato un'esperienza di come effettivamente uno possa cambiare anche il suo destino, se lo vuole. Perché fondamentalmente noi oggi abbiamo degli strumenti come questo che in maniera subliminale permette di andare a sviluppare un modello medico che cura non come fa la medicina tradizionale, dall'esterno verso l'interno, ma cura dall'interno verso l'esterno. Quindi porta alla luce quelli, come diceva Stanton, che sono degli squilibri che altrimenti non riusciremmo a capire in nessuna maniera, no? E quindi io nell'ultima parte di stasera vi voglio far comprendere come vi ho fatto comprendere nel caso di Mario Mercadante, come siamo partiti da un microbiota alterato che in quel momento era semplicemente la segnalazione di un cervello di pancia, non era un'alterazione microbiotica da una cattiva alimentazione. Mario è un atleta, non era un'alimentazione da quelli che poi vanno a cercare l'intolleranza alimentari e quindi cambiano, diciamo, indirizzo. Era un microbiota alterato dal fatto che Mario non stava bene, non era centrato, perché il nostro cervello intestinale è
È fondamentale, perché vedete, uno dei principi fondamentali della medicina in genere, di quella funzionale in particolare, è che una buona salute è strettamente correlata a una buona nutrizione, a una buona digestione, a una buona microbiologia del tratto gastrointestinale e a una buona immunologia intestinale. Quindi noi attraverso S-Drive possiamo intervenire su questi vari livelli e questa è la salute eccellente, che chiaramente sì, potremmo dire noi siamo essenzialmente ciò che mangiamo, ma conseguentemente è ciò che digeriamo, assorbiamo ed evacuiamo. Per cui oggi, se digeriamo male e assorbiamo male ed evacuiamo male, è chiaro che fondamentalmente quello che mangi non è più sufficiente. Ecco perché la possibilità di apportare delle correzioni. Chiaramente io non mi fermerò su queste slide. Queste slide sono le slide di un'intera lezione che io tengo ai corsi di medicina funzionale da più di 15 anni. Se volete le slide, io, come sai bene Giorgio, non ci sono problemi a darle. La parte di correlato neuroendocrino della digestione è fondamentale e attraverso l'S-Drive noi interveniamo molto su questo aspetto, sulla somatizzazione, no? E quindi sulla componente di cervello, cervello arcaico, l'archencefalo, di cervello limbico, paleo, mammiliano o di neocortex, e interviene con potenza differente sulla nostra somatizzazione, sul diventare soma. E vedete, il cervello cranico è interconnesso al cervello enterico in maniera bidirezionale e soprattutto il cervello cranico, tramite le tre grandi nervi, e beh, il nervo vago assolutamente, il nervo splanchnico per quanto riguarda la porzione toracica del sistema nervoso simpatico e il nervo pelvico del sistema simpatico lombare, controlla l'assunzione quantitativa e qualitativa del cibo a livello gastrointestinale. Quindi l'importanza di riconoscere la funzione endocrina dell'intestino. E qui ci sono dei grandi studiosi neurobiologi, il dottor Gerson, il Candace Pert, una grande studiosa americana, che ha scritto un bellissimo libro qui, vi invito a comprarlo, a leggerlo. Così come abbiamo anche menti italiane, come il dottor Biondi che parla di mente, cervello e sistema immunitario. E la funzione endocrina che viene sottolineata da questi studiosi, chiaramente ha a che fare poi con tutte le nostre sottoregolazioni, dove chiaramente per un adeguato funzionamento abbiamo bisogno di un'adeguata alimentazione, ma di un buon supporto del sistema endocrino, di un buon supporto del sistema nervoso e di adeguati sistemi enzimatici. Per cui fondamentalmente negli switch che il corpo produce per determinare poi, attraverso anche e soprattutto le varie componenti di regolazione, quella che è l'attività digestiva, vedete, il cervello cranico la influenza attraverso la produzione di una serie di componenti, che sono l'acido cloridrico, il muco antiacido, gli enzimi pancreatici, la peristalsi gastrointestinale e l'emoflusso gastrointestinale. E questo è molto importante. Quando noi andiamo a considerare una barriera intestinale, non possiamo solo pensare a una sindrome di intestino a colabrodo, ma dobbiamo pensare anche a una difficoltà nella funzione di formazione dell'acido cloridrico, oppure della produzione di muco antiacido, così come, soprattutto importante, la produzione di enzimi pancreatici. Molti pazienti, soprattutto fosforici che sono ipoplasmici e quindi hanno una cattiva digestione pancreatica, non sono nati per digerire la vita, non hanno un grosso cervello di pancia. Sicuramente andranno incontro a problematiche su questi aspetti. Va bene, poi qua c'è tutta spiegata la parte, dove comunque attraverso il flusso pancreatico noi produciamo, oltre degli enzimi, dei bicarbonati. E beh, quando pensiamo a un intestino in acidosi, dobbiamo pensare soprattutto a un pancreas che non ci sta funzionando bene, che non sta producendo più questi bicarbonati, così come dobbiamo pensare, per esempio, a una bile. Prima vedevo la betaina spesso viene indicata in corso di bulbo di test S-Drive, praticamente la betaina ci indica una cattiva funzione biliare, così come è molto importante anche l'equilibrio neuroendocrino per quanto riguarda poi il mantenimento di un'adeguata peristalsi gastrointestinale. E qui la fa da padrone soprattutto una molecola, la serotonina, che spesso troviamo nell'S-Drive attraverso praticamente la visualizzazione di molecole di aminoacidi di origine, come per esempio il triptofano, che spesso viene fuori. Quindi è importante, vedete, sopra il bolo chimico, l'attivazione serotoninergica attraverso anche un'altra sostanza che è detta
Sostanza P favorisce la contrazione. Al contrario, invece, vedete, sotto il bolo chimico, la parasimpaticotonia permette la distensione. Vedete l'ossido nitrico, prima parlava di arginina, Stanton. Quindi abbiamo la possibilità, attraverso il bulbo, anche di andare a vedere, quando leggete equilibrio microbico intestinale, sistema gastrointestinale, quando leggete intestino, andate a capire equilibrio serotonina-ossido nitrico. Il soggetto ha una serotonina carente, avrà un intestino che si muove poco. Se avrà un ossido nitrico carente, avrà un intestino che si rilassa poco. Quindi noi possiamo intervenire, grazie all'S-Drive, su più livelli, senza nulla togliere anche a quest'altro aspetto fondamentale, quello che molti studiosi chiamano febbre gastrointestinale, cioè la produzione di emoflusso. Beh, questo lo riconosciamo quando, per esempio, sappiamo le sindromi vagali che succedono quando si va in acqua dopo che uno, tra virgolette, ha mangiato da poco, quindi bisogna aspettare prima di andare in acqua, perché c'è proprio questo aspetto fondamentale dell'emoflusso. Anche qui, vedete, i protagonisti sono sempre gli stessi, quindi è importante avere chiaramente un equilibrio fra simpatico e parasimpatico. Beh, voi avete la fortuna di avere anche grandi studiosi del neurovegetativo funzionale, soprattutto il professor Fioranelli, la dottoressa Di Luzio, che parlano bene di quella che è la coerenza cardiaca e quindi di come è importante mantenere, no, quella che è l'armonia fra i due, voglio dire, i due aspetti, lo yin e lo yang, secondo i cinesi. Ma se pensiamo alla medicina vedica, parliamo di Ida e Pingala, no? Cioè, parliamo dei due nadi che sono i due nadi, destro e sinistro, del nada centrale, del nadi centrale, che è il Sushumna nadi, che va dal primo al settimo chakra e si apre verso il cielo. E quindi considerate che siamo sempre in condizione di un bilanciamento. Quando noi guardiamo un soggetto, dobbiamo capire in che fase neurovegetativa, questo ve l'ho insegnato durante la scuola, attraverso la valorizzazione del concetto di costituzione. E quindi se io ho di fronte un atleta che è un simpatico tonico e soprattutto un simpatico tonico per tendenza, perché sapete che cosa simpaticotonizza di più il giovane? L'allenamento. Quando noi ci alleniamo, diamo uno stimolo simpatico. Quando noi invece non ci alleniamo, andiamo in parasimpaticotonia. E quindi dovete pensare che se una strutturazione è fatta per mantenere un adeguato, diciamo, trait neurovegetativo, è importante poi dare dei consigli giusti a quella persona attraverso un intervento integrato, non solo di tipo integrazionale, non solo di tipo nutrizionale, ma anche come stile di vita. Come stile di vita abbiamo scelto, no, io ho insegnato ai biologi nutrizionisti di un'associazione che era l'Associazione Biologi Ambientalisti, si chiamava ABAP, che era tenuta dall'allora governatore Vendola per mantenere biologi nutrizionisti qui in Puglia, per evitare che questi biologi se ne andassero da altre parti d'Italia e perdessimo dei cervelli. La Puglia sponsorizzò questo progetto, Bollenti Spiriti, io partecipai come docente, io insegnavo crononutrizione, cioè praticamente è importante proprio il mantenimento dell'equilibrio e questo è fondamentale se vogliamo mantenere una salute qualitativamente migliore per tanto tempo. E quindi, al di là di quelle che sono poi tutte le regolazioni endogene di questi centri importanti, il centro della fame, il centro della sete, il centro della sazietà, beh, vedete qua anche tutte le funzioni dei vari neuroormoni, la gastrina, la colecistocinina, il peptide intestinale vasoattivo, la bombesina, tutte le localizzazioni, vedete, intestino polmone, cavolo, medicina cinese, elemento metallo, intestino sistema nervoso centrale, cavolo, gli studi di Mainardi e di altri grandi studiosi sull'asse intestino cervello. Però diciamo noi questa è neuroendocrinologia, quindi la medicina funzionale è una medicina completa perché oltre che le conoscenze delle medicine antiche, utilizza le conoscenze delle medicine moderne, delle conoscenze moderne. Questa è la vera scienza. La vera scienza intanto ti incita al dubbio, no? Ma la vera scienza ti incita anche alla curiosità e ad andare a cercare di capire il perché avvengono certi fenomeni biologici. E poi tenete presente che noi abbiamo nella parete intestinale, che ormai nella nostra società è sofferente, un'alterazione, una modificazione di questo meccanismo. Noi abbiamo una barriera anatomica che è un primo livello difensivo, ma abbiamo anche un secondo livello difensivo, che è l'immunocompetenza. E quando abbiamo a che fare con un intestino, e poi vi farò vedere qualche caso, non potete sottovalutare l'importanza di questo tessuto.
Perché è vero che è importante considerare il microbiota, ma questo tessuto linfoide associato all'intestino, che sicuramente viene anche condizionato da microbiota, ma a sua volta potrebbe essere anche portatore di informazioni re tossiche, di memorie patologiche, per esempio virali o batteriche. Se consideriamo, per esempio, che già dallo stesso test del bulbo spesso viene fuori, per esempio, una condizione di presso i post-virosi, così come spesso quando si fanno delle biopsie del duodeno e del dopogastroscopie, spesso viene fuori infiltrazione eosinofila. Ma che ci sta dicendo quell'infiltrazione eosinofila? Che c'è un'attivazione degli eosinofili. Ma gli eosinofili si attivano, vedremo, attraverso una branca che è la TH2, che viene stimolata da questo sistema, quando questo sistema entra in contatto con informazione parassitaria. Spesso l'ho visto anche in bambini autistici, spesso se avevo la fortuna di avere la biopsia del duodeno si trovava infiltrazione eosinofila, così come spesso si trova infiltrazione linfocitaria e il medico, di solito il gastroenterologo, traduce il tutto, dice no, lei non ha una celiachia, ha solamente un po' di infiammazione. Noi possiamo andare oltre perché grazie alla possibilità che ci offre il test del bulbo, noi possiamo andare su un livello nettamente superiore. Possiamo andare a comprendere il funzionamento di questo sistema, che vedete è il sistema associato GALT, tissuto linfoide associato, associated GAT, GAT intestino, e che svolge quattro funzioni, anzi cinque in questo caso, fondamentali. Protezione da malattie infettive locali e sistemiche, inibizione della colonizzazione intestinale, difesa della flora batterica intestinale, protezione da reazioni allergiche, protezione da malattie autoimmuni. Cioè, praticamente abbiamo alterato il GAT. Abbiamo alterato il GAT. O non l'abbiamo neanche considerato, per esempio, durante la lotta al Covid. Vedete, protezione da malattie infettive locali e sistemiche. Beh, abbiamo fatto. No, abbiamo parlato solo di vaccini. Inibizione della colonizzazione intestinale. E cavolo, che cosa sono i linfociti intraepiteliali? Poi andiamo a scoprire che stanno nel colon. E il nostro colon praticamente ha tanti linfociti intraepiteliali e hanno reso il colon moderno un organo immunitario. Mentre prima pensavamo che il colon fosse un organo emuntore. Cioè abbiamo sempre studiato in medicina il colon come sistema di eliminazione. Fin quando ci siamo scoperti poveri, quando il colon ha iniziato a gridare, a dire scusate, ma perché continuate a mettermi tutti questi microbi alterati? Perché mi continuate a dare un contributo tossico che io non mi merito? E quindi si sono iniziati a incazzare questi linfociti intraepiteliali e ci hanno dato le malattie del colon immunitario. Ve ne posso elencare qualcuno? La rettocolite ulcerosa, il morbo di Crohn, oppure i tumori, scusatemi, eh? I tumori del colon nelle società industriali sono fra i tumori più diffusi. Oppure, se pensate a tutte le coliti, come le chiamano? SIBO, SIBO, 3000 sigle, no? Io sono stato ultimamente invitato in una relazione, c'era un grande gastroenterologo, così dicevano loro, e questo dice, ah, forse, forse, oggi abbiamo una nuova frontiera. E qual era questa frontiera? Io pensavo che parlasse di qualche frontiera, che ne so, particolare, che ne so. La nuova frontiera è il microbiota, la nuova frontiera. Cioè io me ne occupo da 25 anni e quindi vuol dire che forse sto invecchiando male, perché evidentemente o sono stato troppo anticipatario oppure vivo in un mondo surreale. Probabilmente è la prima ipotesi più vera. E quindi, capito, la difesa della flora batterica. Quindi noi andiamo a dare 7000 fermenti alle persone. Mi piace quando mi chiamano, dottore, posso fare tutto quel protocollo? E te lo fai a fare? Andiamo a aumentare la difesa della flora batterica attraverso il GALT. Perché se avete un GALT che sta attivato, per esempio da un Epstein-Barr, cui vi porterò qualche caso, o da una tossina metallica, o basta anche un colorante, un additivo, state tranquillo, gli potete dare tutti i fermenti lattici che volete, non avrete nessun tipo di risultato. E poi vedremo anche un altro tipo di funzione che ha il cervello di pancia, mettendo in mostra studi fatti da grandi studiosi americani e anche australiani su quelli che sono i tre cervelli. Ma protezione da reazioni allergiche. E la funzione del GALD è questa. E noi ci troviamo di fronte a una società che ogni giorno aumenta sempre le reazioni allergiche, iperergiche. E quindi stiamo avendo un aumento di queste, così come la protezione da malattie autoimmuni. Beh, considerate che veramente siamo in una situazione in cui queste malattie aumentano e noi trascuriamo il GALD, che a sua volta è organizzato bene, è intelligente,
C'ha un esercito, sistema induttore, quello che va a casa a prendere, a riconoscere il ladro. C'ha un sistema effettore, una sorta di centrale, no, di polizia che manda la foto di Bin Laden a tutti i posti del mondo, in maniera tale che poi, quando il tessuto, diciamo, si attiva, no, e si attiva come? Non solo a livello del GALT, ma anche in tutte le altre sedi del MALT, del Mucosa, la Society for Tissue. E quindi un'alterazione della barriera si può alterare, si può manifestare per esempio sul NALT e avere una rinite vasomotoria, oppure avere una faringite cronica, oppure sul BALT di avere una bronchite asmatica, oppure sul SALT, skin associated, di avere una dermatite, un'orticaria, oppure sull'URALT, e quindi avere infezioni genitali, infezioni cistitiche croniche, recidivanti, oppure su altre sedi del GALT. No, tipo, per esempio, anche una sede del GALT, diciamo, metafocale, sono le articolazioni. Infatti stanno aumentando tutte le artriti cosiddette non autoimmuni. Se pensate, per esempio, alla famosa artrite psoriasica, che spesso viene fatta come diagnosi, così quasi di comodo. Così come un tessuto molto sensibile all'attivazione metafocale del GALT è anche la ghiandola mammaria, dove si riconoscono proprio delle cellule che sono in qualche maniera hanno un ruolo di azione citotossica localizzata lì per andare a sfiammare il sistema che si infiamma a distanza. Quindi questo GALT è importantissimo. Vedete, questa è più o meno la descrizione che vi ho fatto: BALT, NALT, URALT. E questa è la spiegazione, non ho qui il tempo di farvelo, però fondamentalmente dall'orifizio anale, molto più orale, molto più raramente anale, gli antigeni passano nel lume intestinale, gli antigeni sono di diversa natura, vedete, batteri, virus, sembra leggere un S-drive, no? Che attraverso la cellula M, che è una cellula pinocitaria, praticamente vanno a un macrofago assistente che si chiama CPA, cellule presentanti antigene, che a sua volta lo porta nelle placche del Peyer, che sono 12 tonsille indovate nella barriera intestinale, che a loro volta attivano una risposta, si chiama sito induttore del GALT, una risposta che attraverso i linfonodi mesenterici passa nel dotto toracico e quindi nella circolazione generale, per poi ritornare a livello della lamina propria dell'epitelio della mucosa intestinale per un'azione locale di quel tipo di squilibrio. Così come, o di memoria anche, perché questo è il meccanismo che serve al GALT per memorizzare anche quelle che sono tutte le tracce di virus, batteri, funghi, parassiti e altro, e può tollerare. Se noi andiamo a mettere altri e abbiamo modificato quella che si chiama epitopia, che poi vi farò vedere per quanto riguarda il glutine collegato alla candida, collegato per esempio al virus Epstein-Barr, cioè creiamo una serie di reattività crociate con sostanze, molecole che sono presenti, sicuramente il Covid ha insegnato anche questo, no? Quando parlano della sindrome autoimmune intestinale dei bambini, fondamentalmente non è nient'altro che l'attivazione del GALT che non riconosce o che riconosce nella memoria del Covid probabilmente quella di qualche virus. I bambini sono solitamente, vorrei capire anche di questi quanti fosforici, sono solitamente portati a una predisposizione autoimmune iperattiva del TH1 e quindi è probabile che il bambino poi abbia come conseguenza di questo chiaramente un'attivazione a distanza del Covid. E così spaventano i bambini con questa sindrome e costringono i genitori a fare i vaccini fin da piccoli. Va bene? Così come il sito effettore del MALT, lamina propria dell'epitelio delle mucose intestinali, beh, considerate che questo sito effettore del MALT è fondamentalmente quello che vi ho descritto prima, tutta la parte, diciamo, vedete, lamina propria dell'epitelio, lamina propria, quindi siamo a livello di un connettivo. Questa è un'altra grafica, ecco, poi vi lascerò le slide, beh, qua c'è da studiare molto, poi se Giorgio vuole possiamo rifare verso la primavera un bel webinar proprio su questa tematica. E qui ci sono tutti gli attori principali di azione di difesa della barriera intestinale. Cavolo, la cellula presentata all'antigeno, un macrofago modificato, una cellula dendritica, la cellula TH0, TH1, TH2, TH3 o cellula T-reg. E poi c'è il ruolo chiave della matrice, non mi soffermo qui, questa è la matrice di Pischinger. Beh, abbiamo fatto il caso di Mario Mercadante, un sulfurico matriciale, ricco di matrice, quindi lui brucia molto e poi detossica. Gli assi di attivazione, se non vengono iperattivati, sono ottimi perché nel sulfurico c'è un buon bilanciamento fra simpatico e parasimpatico. E quindi queste persone, accompagnate attraverso per esempio un test del bulbo, attraverso una BIA, dove praticamente il costo di questo esame
È zero, alla fine parliamo di un costo minimo. Non stiamo facendo spendere al calciatore 700 euro, ma stiamo facendo spendere al calciatore una fesseria. Non stiamo facendo 3.000 esami che possono sempre essere fatti. Beh, considerate, sono atleti professionisti, permettetemi, hanno comunque un prelievo da fare 2 volte all'anno. C'è una severa legislazione in quel campo. Considerate che oggi abbiamo fatto una riunione con la FIGC, questo oggi Giorgio è il terzo webinar che faccio, e con la FIGC abbiamo stabilito i nuovi, diciamo, protocolli di sto benedetto Covid qui. Vabbè? Quindi diciamo che fondamentalmente, ecco, importante conoscere questa parte qua, perché vedete, l'attivazione del mesenchima iperattiva con un carico tossico eccessivo il braccio TH2 della bilancia immunitaria. E il braccio TH2 è quello degli ormoni catabolici, è quello degli ormoni che praticamente infiammano, è quello degli ormoni sistemici, è quello che invecchia il DEA e non fa funzionare il DEA, non fa funzionare la melatonina. La melatonina è importantissima per il recupero, per la fase di recupero. Quindi attiva una endotelite tossica, si traduce anche una minore efficienza verso virus parassiti, verso virus, funghi e batteri. E vi ricordate nel caso del primo S-Drive che abbiamo visto di Mario Mercadante, c'era quella segnalazione. Quella segnalazione era non l'alterazione della barriera, ma un difetto del TH1, cioè stava invecchiando, a 24 anni stava invecchiando, si può invecchiare a 24 anni. Si può invecchiare a 30 anni, si può essere giovani a 60 anni. Se si vuole, attraverso questo sistema, noi possiamo, e attraverso lo studio, che non deve mai mancare, noi possiamo ottenere questi risultati. E chiaramente tutta questa parte, questa è la bilancia TH1-TH2 collegata agli ormoni, questa è la barriera intestinale con tutte le sue varie funzioni, con la sindrome di intestino a colabrodo, dove vedete ci sono tante problematiche che si innescano nel determinare questa sindrome. E poi, quando avete a che fare con uno squilibrio di tipo digestivo, con uno squilibrio di tipo, diciamo, di cervello, di pancia, dovete sempre considerare la parte nervosa. Il sistema nervoso che si divide in due parti, una volontaria e quella autonoma. Quella autonoma, no, vedete, a destra c'è l'attivazione parasimpatica, a sinistra tutta l'attivazione simpatica. Vi consiglio di studiarla bene questa slide. E qui ci sono le varie fasi. Beh, le freccette sono venute male, non vi faccio perdere tanto tempo, però questo è uno schema di attivazione simpaticotonica, dove vedete il sistema combatti e fuggi è collegato a molti sintomi anche, diciamo, di barriera intestinale. Vedete, ipocloridia con scarsa motilità intestinale, polifagia con dimagrimento, è collegata a tanti altri sintomi che qua leggete, fra cui anche la diarrea. E questa invece è un'attivazione del sistema parasimpaticotonico, detto anche sistema mangia e riproduci, dove noi abbiamo anche qui, vedete, la dipsepsia, soprattutto con meteorismo, con ipercloridie per secrezione, areofagia, stipsi, tendenza agli spasmi anche esofagei, gastrici e colici, con tendenza all'ingrassamento. Molti nostri pazienti, vedete? E quindi se c'è una coerenza fisiologica, c'è un equilibrio fra i due sistemi. Se c'è una dominanza simpatica, abbiamo più rabbia, aggressività o abbiamo lo stare sulla difensiva, l'evitare il confronto. Se c'è una dominanza parasimpatica, a volte anche attivata cronicamente come forma di difesa per non spendere molta energia, questo porta a chiudersi in sé, porta alla depressione. Prima parlava del litio. Il litio è molto importante perché il litio, quando trovate litio nel test del bulbo, vi sta dicendo il test del bulbo che siamo di fronte a uno squilibrio. Vi sta dicendo il test del bulbo che c'è un'incoerenza fisiologica. Vi sta dicendo il test del bulbo che siamo di fronte a due cervelli, due emisferi che non sono connessi. Andate a capire perché. E poi andate a capire se quella disconnessione, a parte non fosforico, e quindi cervello cranico non coopera bene col cervello di pancia. Se a partire non sulfurico, probabilmente c'è una problematica del cervello di cuore. E quindi chiaramente noi possiamo, attraverso le piccole informazioni proprio microscopiche che ci dà l'S-Drive attraverso un'informazione epigenetica, possiamo armonizzare la vita del nostro paziente anche tenendo presente il funzionamento di questi sistemi, dove chiaramente
Ogni cervello ha una sua competenza e questo è il cervello del cuore che il dottor Harmon nel 91 riconobbe attraverso le sue complesse e elaborate connessioni neurali che gli consentono al cervello del cuore di operare in modo indipendente, permettendogli di imparare, ricordare, sentire e percepire. Che bello pensare di avere un cervello nel cuore, vedete, è contentissimo quella macchietta sulla destra. Mentre il cervello di testa, la percezione cognitiva, il pensiero, la ricerca del significato sono elementi cardine del cervello di testa, nel cervello enterico la mobilizzazione, l'istinto di conservazione e l'identità del sé, che in qualche maniera hanno a che fare con i primi tre chakra, col primo, secondo e terzo chakra. Nel cervello del cuore troviamo i valori, l'affetto relazionale e le emozioni. Beh, se manteniamo integri questi tre, questi sono gli studi del HeartMath Institute, se sono desincronizzati, la desincronizzazione del sistema nervoso autonomo interrompe il fisiologico dialogo fra sistemi interni, creando uno squilibrio organico. Ecco perché è importante il test del bulbo. Se voi nel test del bulbo trovate certi aminoacidi, trovate certi minerali, trovate certi squilibri a livello, per esempio, del cervello di pancia, come quando riguarda, vi ho detto anche altre volte, la presenza contemporanea di parassiti e funghi, che sono la evidenziazione di due livelli, là c'è un'incoerenza che spesso nel cervello di pancia lo andate a vivere bene sulla valvola iliocecale, per chi di voi fa osteopatia o naturopatia, diciamo, kinesiologica, sa che la valvola iliocecale è un punto di sofferenza importante, è collegato allo psoas, un muscolo importante per la stabilità del bacino, e quindi è sicuramente una delle parti che io vi invito ad andare di più a osservare. E se c'è coerenza fisiologica, ci sono tutte queste caratteristiche, non abbiamo tempo per spiegarlo, però sappiamo che questa coerenza può essere mantenuta volontariamente per prolungati periodi di tempo utilizzando varie tecniche di respiro, l'immaginazione, la visualizzazione, la meditazione, la musica, il coaching, le arti, lo yoga. Ok? È perché riuscendo ad autoattivare emozioni elevate, voi avete quella che si chiama coerenza psicofisiologica, cioè uno stato di flusso che possiamo vivere, vedete, a livello del cervello enterico, dove lo stato di equilibrio permette di avere un adeguato controllo di fame e sazietà, permette di attivare un'adeguata forza di volontà, spinge all'azione, la motivazione viscerale, all'impulso, dà coraggio, dà rilassamento e calma, benessere e dà quell'intuito cosiddetto viscerale o di pancia. Se c'è una sedazione del cervello di pancia, se c'è uno stato parasimpatico, siamo di fronte a un'autoconservazione, non mi metto in discussione, paziente letargico, depresso, paralisi da paura, quello che è successo ora, arretramento e quindi ci si diventa abitudinari, viziosi, impudici, assuefatti, con sedazione, letargia, concupiscenza e tendenza ad imprecare. Un'attivazione simpatico-tonica, questa è molto tipica dell'età giovanili, da impulsività, da compulsione, impulso improvviso, agitazione a livello viscerale, tendenze autodistruttive, ansia, paura, attacco e fuga. Attenzione soprattutto qui alla paralisi come fenomeno poi di rimbalzo del sistema simpatico e al disgusto. Come vedete, questa è una slide del cervello addominale enterico che oggi mi interessa di più farvi vedere. Questi sono aspetti collegati poi al cervello del cuore. Io personalmente faccio dei webinar con i mental coach sui tre cervelli, che farò, ne farò uno ad aprile, e chiaramente poi è importante la parte che io già vi ho spiegato, degli assetti costituzionali, un carbonico addominale, un fosforico mentale, un sulfurico con un grosso cervello di cuore, un florico con un dis presente in continuazione, il muriatico, l'esempio dell'equilibrio. E anche la tendenza poi di questo rapporto di concetto di terreno, inteso come predisposizione ad ammalare, che già Hahnemann ha fatto suo, ma che noi oggi sappiamo, perché alcuni si ammalano in una certa maniera e altri in un'altra, e noi pensiamo che sia casualistico. Non è così. Se usiamo un metodo induttivo, ma possiamo anche usare un metodo deduttivo, andare dal generale al particolare, possiamo comprendere bene e dare nomi alla psora, che è una modalità che descrive Hahnemann nel 1800, ma parlare di malattie non moderne. Possiamo parlare di tubercolinismo, 1900, e parlare di malattie moderne. Di sicosi, la gonorrea, e parlare di malattie moderne. Come vedete, linguaggio analogico, questo è l'uetismo. E questi sono slide che vi ho dato durante i miei corsi sulle costituzioni in chiave moderna che facciamo nella scuola di alta formazione. Poi chiaramente anche le costituzioni collegate alle disbiosi fondamentali, i cinque elementi della medicina collegati a tutti i setting emozionali,
Anche questo è importante. Quando dobbiamo andare a leggere il test del bulbo, dobbiamo essere capaci di riconoscere il tipo di emozione che sta regolando quel sistema e dove quell'emozione si stratifica a livello delle cinque ferite, no? Potremmo dire: la ferita d'abbandono, elemento acqua, la ferita di rifiuto, elemento metallo, la ferita di tradimento, elemento fuoco, la ferita di umiliazione, elemento terra, la ferita di giustizia, elemento legno. La permeabilità intestinale. Poter arrivare a definire il tipo di disbiosi, e qua ci aiuta molto il sistema S-Drive. E questa è una mia analisi personale di correlazione dei casi dal 2001 al 2008, del 70% di forme parassitarie. Beh, io visitavo allora molto di più al sud, e al sud abbiamo molti di più parassiti. Beh, siamo dei popoli più calorosi rispetto ai popoli nordici, chiaramente, è una questione proprio di terreno, no? Prevalenza di sintomi associati a parassitosi e correlazioni, per esempio, con la costituzione fosforica della candida. Questo è molto chiaro. Così come la candida, per esempio, correla, grazie a questo studio sulle sequenze di aminoacidi che la candida patogena risveglia e attiva la risposta immunitaria che è contro anche il glutine, perché la sequenza aminoacidica della parete di candida attivata è un epitopo equivalente al glutine. E poi le riattivazioni virali, l'herpes, la varicella zoster, la mononucleosi infettiva, il citomegalovirus, che riconoscono in alcune popolazioni addirittura dei tumori e che noi trascuriamo, ma che potremmo con la diagnosi sierologica, che io vi invito a fare molto velocemente quando si tratta di capire la riattivazione di Epstein-Barr, praticamente abbiamo tanto da fare grazie a tutti gli strumenti che ci fornisce il test del bulbo, tenendo presente che quando dobbiamo andare a operare su una barriera intestinale, dobbiamo usare la regola delle 4 R. Al primo posto, rimuovere. Io vedo molti che ancora fanno reinoculazione prima di rimuovere. Rimuovete. Abbiamo il test del bulbo. Andate a capire dove stanno i parassiti, dove stanno. Quindi diamo diete specifiche. Rimpiazziamo i micronutrienti. Ce lo dice la betaina, gli enzimi pancreatici. Se c'è una flocosi, il self food, integrazione degli antiossidanti. Riparare, un'azione prebiotica fondamentale, no? Assolutamente. E poi vi ho portato qualche caso clinico. È chiaro che non abbiamo tanto tempo. Beh, Giorgio mi ha detto di stare fino alle 10:30, ma già vi dico che, ecco, questo caso, questo è un giovane, vi faccio vedere questo caso, un giovane di 24 anni, viene in studio per depressione. Ragazzo, figlio di un'infermiera che lavora da 30 anni in ginecologia, è un cuoco fosfofluorico, soprattutto fosforico, molto mentale, che ha notato dopo un virus di Epstein-Barr che è calata sempre più l'energia e in 5-6 anni lui è arrivato a un momento in cui è sempre energia, senza energia. Parliamo di un giovane di 24 anni che pesa 67 kg, una buona composizione corporea. Quindi non c'è un problema collegato alla conformazione corporea. Perché senza energia? Andiamo a vedere, e vedete, sintesi proteica, metabolismo acidi grassi, emozioni, sistema di detossificazione, metalli tossici, parassiti e funghi, quindi già c'è un'incongruenza, una post-virosi, qui c'era una riattivazione dell'Epstein-Barr, una infiammazione silente documentata da una carenza di EPA e di acido DHA, una carenza a livello di tanti antiossidanti. Sto ragazzo è migliorato nel giro di un mese, una cura semplice, dove abbiamo lavorato su questi aspetti, vedete che c'è sempre il glutine, dove abbiamo lavorato anche sulla riattivazione del virus di Epstein-Barr, ma anche sulla barriera intestinale. E questo ragazzo, questo è il suo S-Drive successivo, di 6 mesi dopo, dove chiaramente, vedete, non c'è più l'informazione di barriera, dove siamo di fronte a un giovane migliorato, ora è diventato papà da poco, Andrea è un bravissimo ragazzo, ormai mi segue, da un anno e mezzo, quasi 2 anni, e praticamente siamo di fronte a un sistema che prima dava, nel settembre del 2020, questo tipo di alterazione e oggi dà questo tipo di alterazione. Quindi, come capite, noi possiamo fare molto attraverso questo test. Vi faccio un ultimo caso. Questo è un giovane con una forma acneica e anche qui vedete viene fuori un'infiammazione. Io vorrei farvi vedere non solo la presenza di metalli tossici, ma in questo soggetto un muriatico, un giovane di 1,85 m, un bel giovane,
che somatizzava nel colon, praticamente avete una carenza di acido alfa-linoleico e di acido linoleico. Beh, dovete considerare che quando voi trovate una carenza a questo test a livello funzionale di acido alfa-linoleico e di acido linoleico, vi sta dicendo che non funziona tutto il sistema degli acidi grassi polinsaturi, perché quello è il sistema di base, sono i due acidi grassi essenziali che noi abbiamo. Non sono, perché noi confondiamo gli omega 3 con quelli essenziali. Gli essenziali sono questi, da questi poi si formano le omega 3. Quindi chiaramente, se voi trovate in un test di un giovane questo, ah, c'è una grave carenza di acidi grassi, e beh, gli acidi grassi, vedete, lo dice al primo posto, gli acidi grassi sono importanti per la ricostruzione della pelle, per un'azione protettiva. E quindi questo ragazzo, lavorando con acidi grassi, gli ho dato un prodotto, ma non posso fare qui, diciamo, pubblicità. Poi, se volete, chiaramente mi scrivete, vi dico come l'ho curato. Poi con il bioenergenico, prodotto di Giorgio, che era uscito da poco, ma io capii che bisognava lavorare molto sulla barriera intestinale di questo ragazzo. E con un prodotto semplice per la chelazione dei metalli pesanti, credetemi, un prodotto semplice, ne ha parlato la scorsa settimana, ho seguito la sua splendida lezione, il dottor Mauro Mariani. E quindi, beh, considerate, chiaramente limitandogli l'alimentazione, vedete, c'era una blanda attività parassitaria, quindi c'era una carenza di batteri in un giovane, dovete trovare i batteri un po' più ampi, c'era una predominanza di parassiti, quindi un'energia di fuoco, una psora, i parassiti dicevano, ma era solo psora, e dato che psora deriva da scabbia, la psora diceva psorici Hahnemann, i pazienti che lui visitava affetti da scabbia, che era una delle malattie contagiose diffusive. Quindi qua siamo di fronte a una psora, una psora esplosiva, diceva Anna, ma la psora ha tre caratteristiche: esplosiva, sostitutiva e soprattutto centrifuga. Esce fuori, va fuori, c'ha energia e quindi no, è un fuoco, fuoco, psora, livello Yang, prima, secondo livello Yang, e sarebbe interessante domani fare anche le lezioni sulle catene causali energetiche di Schimmel, applicate anche al tessuto bulbo, e considerate che questi livelli energetici li trovate molto in un giovane, e se il giovane non è bilanciato, non è come Mario Mercadante, permettimi Mario, se stai ancora ascoltandoci, di farti un elogio pubblico, ma è un giovane che è un po' disastrato da un punto di vista psicobiologico, praticamente i risultati sono questi. Ma noi possiamo intervenire con intelligenza molto di più dei grandi professori a cui questo signore si era rivolto, questo giovane si era rivolto, e che non avevano capito, grazie al fatto che non avevano l'S-Drive che noi abbiamo, che cosa stava succedendo in quell'organismo. Io penso di aver finito, di aver superato un po' l'orario, però penso che il tipo di relazione meritava, lascio la parola a voi.